Pomeriggio e ben ritornati alla consueta puntata di Passi di Quotidianità. Oggi andremo ad intervistare una persona interessante e soprattutto che fa una professione che in queste settimane, in questi mesi di isolamento, ci è mancata. Non mi è mancata personalmente e capirete il perché, però ci è mancata al punto tale che molte persone si sono improvvisate tali e hanno cercato un po' di sistemare la situazione in testa. Però passiamo subito la parola al nostro inviato, Mario Scarlatta, nonché mio repartaro della Squadriglia Leoni, per questa intervista. Mario, a te la linea. Mamma, presentati per chi non ti conosce. Ciao, sono Filippa Proietto, ma tutti mi chiamano Pena. Ho 44 anni, ho due figli, Isi di 17 anni e Mario di 14. E da 18 anni sono sposata con Michele. Faccio la parrucchiera da quando avevo 14 anni. Cosa ha significato per te chiudere in questi mesi di quarantena? Allora, in questi mesi di quarantena ci sono stati pro e i contro. I lati negativi sono stati soprattutto la perdita economica, soprattutto che avevo dei progetti già prefissati e ora c'è tutto fermo. Poi non poter vedere i familiari e soprattutto la paura che c'era di prendere il virus e di essere contagiati. Invece i lati positivi sono stati che sono stata più con i miei figli, sono stata una mamma a tempo pieno, che non era mai successo da quando ci sono loro, e poi soprattutto di dedicarmi in cucina perché è la mia passione di cucinare, fare torte, che è una cosa che adoro. Potessi scegliere un oggetto che ti rappresenta, quale sarebbe? Allora, l'oggetto che mi rappresenta senz'altro sono le forbici, perché è l'essenza del mio lavoro e che sin da piccolo era una cosa che a me piaceva fare. Infatti, il primo giorno che sono andata in parrucchieria a lavorare, ho capito subito che questo era il lavoro della mia vita. Come è andato il primo giorno di rientro al lavoro e cosa è cambiato? Allora, prima di ricominciare c'è stato un po' di ansia. Fino al giorno prima non avevamo le direttive ben precise su come dovevamo lavorare e come incominciare. Alla fine, non appena incominciato già con la prima cliente, mi sono tranquillizzata. Ci sono stati molti cambiamenti e sono stati che principalmente la diminuzione dell'affluenza dei clienti. L'igiene, perché è importante, c'è molta difficoltà anche nel comunicare con i clienti perché avendo le mascherine non si ci capisce bene di che cosa si vuole dire. E tutto questo è andato bene, devo dire che piano piano ci siamo tranquillizzati sia io che i clienti. Che stati d'animo e che bisogni hai percepito nei primi clienti più coraggiosi? Allora, lo stato d'animo dei clienti principalmente avevano anche molta ansia. Mi chiedevano sempre come si dovevano comportare, dove si dovevano sedere. Ma è sempre un contesto nuovo perché ho dovuto diminuire le postazioni. Ad esempio, mi chiedevano dove mettere i guanti, se li dovevano mettere e se erano sedute nella postazione giusta. Però alla fine, dopo il lavoro finito e tutto, si guardavano, vedevano nei suoi occhi una felicità ed erano soddisfatti. Forse è giunto il momento anche per me di contattare il parrucchiere, ma forse ancora no. Diciamo che qualche altro annetto resistiamo. Invece ringraziamo Pina per la sua disponibilità, ringraziamo Mario per la sua collaborazione, ringraziamo Michele e vi ringraziamo veramente anche perché in questo momento di ritorno un po' alla quotidianità, dove il tempo che c'era in quarantena, in isolamento, ritorna un po' ai suoi normali ritmi, è anche più difficile riuscire a ritagliarsi dei momenti, però dobbiamo continuare a farlo e grazie alla famiglia Scarlatta per averlo fatto con noi, con tutti noi. Quindi non ci resta che darci appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, tagliatevi i capelli.